Dalla Toscana vi sono arrivate delle osservazioni, delle proposte sul partito, le accetterete? Beh, è nello spirito del lavoro che stiamo facendo, noi stiamo coinvolgendo i territori nella definizione della forma partito, della discussione che stiamo dando e che stiamo realizzando su questo tema. Porteremo delle modifiche statutarie nel percorso che abbiamo individuato, coinvolgerà il partito nei prossimi mesi. È chiaro che i territori saranno protagonisti di questa elaborazione. Io ringrazio il Partito Regionale della Toscana, il segretario Parrini, Mazzeo, ma tutti quelli che hanno lavorato, le federazioni provinciali, per il contributo che hanno dato, per l'elaborazione che ci hanno fornito. Credo che ci siano indicazioni importanti sul ruolo degli iscritti, sull'organizzazione dei circoli, sull'organizzazione territoriale del partito, insomma, che potranno essere assunti anche a livello nazionale. Senta, temi, Sesto Fiorentino è stato preso come un caso in cui il PD si è fratturato e ha fatto decadere poi in Consiglio Comunale il sindaco Sara Biagiotti. Teme che ci siano delle fratture all'interno del partito, ad esempio sulla questione unioni civili, che poi si ripercuoteranno sull'unità del partito in generale? Ma guarda, io penso che il nostro partito debba ogni giorno abituarsi sempre di più a discutere e a trovare poi intorno alla discussione dei punti di condivisione. L'abbiamo fatto più volte anche in questi ultimi anni, insomma, ad ogni passaggio anche importante, penso alla riforma costituzionale, penso alla legge elettorale, ma anche altri passaggi che hanno caratterizzato le vicende di questi ultimi due anni di legislatura, si profetizzava una rottura del Partito Democratico, che poi non è mai avvenuta, non avverrà neanche sulle unioni civili. L'obiettivo del Partito Democratico è di dare al Paese una nuova legge sulle unioni civili, questo è un obiettivo da cui non indietreggiamo di un millimetro. Dopodiché abbiamo consapevolezza che alcuni punti della legge affrontano temi delicati e credo che ci sia il dovere non solo del Partito Democratico ma in Parlamento di trovare una condivisione la più ampia possibile. Dopodiché poi il Parlamento deciderà secondo le forme che il Parlamento ha per discutere, per decidere, cioè col voto. Quindi non teme che gli attacchi che il PD sta facendo ad esempio sulla vicenda Quarto possano condizionare il Movimento 5 Stelle anche nella politica, ad esempio nelle unioni civili, il voto? Mi parrebbe una politica molto vecchia. Se si ha a cuore il merito delle questioni ci si confronta sul merito delle questioni. Che vicenda, che idea si è fatta sulla vicenda Quarto? Ma guardi, io penso che insomma siano in quella realtà siano accadute alcune cose che sono emerse anche in questi giorni, mi pare in maniera molto evidente, cose che hanno messo in luce anche una difficoltà del Movimento 5 Stelle. Dopodiché io non amo entrare molto in questa polemica che anche in questi giorni si è realizzata. Insomma, penso che il Movimento 5 Stelle insomma, abbia dimostrato le difficoltà che sul territorio incontra, ma insomma questo è un elemento che riguarda il Movimento 5 Stelle. Cosa dire a Rossi che ha dato 5 meno meno come segretario a Renzi? Ma no, penso che fosse una battuta, insomma. Io penso che insomma un segretario che sta guidando il partito, il governo come lo sta guidando, che ha portato il partito ad essere il primo partito alle elezioni europee, che ci ha portato a vincere molte elezioni regionali, insomma che ogni giorno caratterizza il ruolo del nostro partito come il partito infrastruttura di questo sistema, insomma penso che meriti un voto molto alto, però insomma non entriamo in questa, non creiamo una polemica su una battuta. Orfini stamattina ha detto che si candida Giachetti per le primarie, Giachetti si candida per vincere, è convinto che può vincere e superare quella che è una maggioranza che adesso il PD non ha su Roma, è d'accordo con Orfini? Ma adesso facciamo le primarie, credo che la disponibilità di Giachetti sia un atto importante di generosità verso il Partito Democratico, ma anche un atto diciamo così, di amore verso Roma che Giachetti ha sempre avuto e che ha. Mi auguro che possano essere delle belle primarie, se ci saranno altri candidati, si faranno presentarsi altri candidati e poi insomma chi sarà scelto sarà in grado di fare la corsa per il Campidoglio in maniera importante. Se fosse Giachetti, io penso che abbia tutte le carte in regola per diventare sindaco di Roma. Su questa offensiva dichiarata dal Movimento 5 Stelle contro gli amministratori Dem indagati? Mi sembra un'iniziativa ridicola, francamente. Mi pare che il Movimento 5 Stelle sia una situazione di grande difficoltà
e che cerchi di ribaltare queste difficoltà attaccando il partito, che ha messo in evidenza in alcuni casi l'inconsistenza della loro azione amministrativa sui territori. Però insomma penso che gli italiani sanno valutare, sanno giudicare.